Buonasera Revival Spaziali, sono Nolan e come mi avete sentito dire decine di volte sono cresciuto con la fantascienza di ogni tipo, dai libri di Asimov a Star Wars a Star Trek, di cui sono sempre stato un grande fan fin da quando ero ragazzino e mi guardavo sia la serie classica ma ancor di più la serie Next Generation. Sono cresciuto con quella, Picard è stato uno dei personaggi che più mi ha segnato e se mai potessi ritornare a una ventina ormai di anni fa, mi direi: stai tranquillo, piccolo Paolo, che Star Trek ritornerà, non è destinato a finire nell'oblio come sembrava all'epoca. Detto questo, è tutto oro quello che luccica? Siamo a una grande rinascita di Star Trek, una rinascita che è partita dai film di J.J. Abrams, per poi proseguire, per fortuna, con una reinterpretazione più vicina al canon classico, e più interna anche al canon classico, con Discovery e Star Trek Picard. Siamo ora alla seconda puntata di Star Trek Picard. È un grandissimo lavoro, ma a mio avviso non è tutto oro quello che luccica. Quello che intendo è che è sicuramente un ottimo lavoro di fanservice e avremo e abbiamo già avuto abbastanza camei e ulteriori ne avremo, non solo camei inerenti a Next Generation ma anche a altre serie. Avremo 7 di 9, avremo Riker, avremo Troy, avremo un sacco di altri personaggi molto importanti. La cosa che però intendevo discutere in questo video principalmente è in particolare il discorso inerente il tono e la narrazione. Vedete, se è vero che ho apprezzato il fanservice di questa serie, il famoso discorso che molti hanno detto, sì no ma questa è una serie che può essere apprezzata sia dai fan che non è vero. Ci prendiamo per il sedere, è una serie che fa appello ai vecchi fan, ai fan di vecchia data e a quelli come me che ancora cercano di vestirsi come un ragazzino anche se ormai vanno per i 40, e va bene, non c'è niente di male in questa cosa qui, solamente che cerca di essere veramente Star Trek da una parte fallendo nell'esserlo in altre parti. Quello che intendo dire è che se è vero che Star Trek ha sempre avuto un approccio più statico, e lo dico assolutamente senza offesa o senza voler denigrare la cosa perché sono un grande fan di Star Trek, se volete vedere la fantascienza che fa piu piu e le esplosioni nello spazio e le grandi robe spettacolari, vi vedete Star Wars. Se volete una fantascienza che sia più figlia di quella classica, più riflessiva e che fa pensare, lascia un'ispirazione, accende una lampadina nella testa, vi vedete Star Trek. Star Trek però è nata dalla visione di un uomo la cui idea era quella di un'umanità che aveva finalmente superato i limiti dell'umanità, addirittura aveva superato i soldi e l'economia come la intendiamo adesso, ed era unita attorno a una concezione che ci portava a scoprire l'ignoto, ci portava assieme, uniti anche a altre razze, anche a altre specie, a scoprire ciò che trascendeva la nostra cognizione di realtà per metterci noi stessi di fronte a essa. E questo ci permetteva di capire l'umanità tramite gli occhi o le percezioni di creature o esseri che fossero molto lontani dall'umanità stessa o dalle razze che comunque erano simili a noi. Per questo era Star Trek. Pensate alla parola, le parole Star Trek vuol dire letteralmente viaggio nello spazio, sai, trek, tipo trekking, escursione, quello era. Non a caso Next Generation e prima di lui la serie classica fanno questo, sono puntate a episodio singolo, autoconclusivo, che ti raccontano un viaggio alla scoperta di qualcosa di nuovo, di estraneo. Spazio, l'ultima frontiera, questi sono i viaggi, bla bla bla, l'introduzione di Next Generation, letteralmente la spiegazione del concetto di Star Trek. Per alcuni fan come me, Star Trek Next Generation ha preso una piega più interessante dopo la morte di Roddenberry, forse liberando gli scrittori da quello che era l'influenza forse limitante dell'ideatore, però una parte di me dice che forse l'idea basilare dell'ideatore andrebbe rispettata e se vuoi portare una fantascienza differente dovresti forse fare una nuova IP. Sono in conflitto tra questi due pensieri e domando a voi chiarificazioni, secondo voi, voglio chiedervi come la pensate al riguardo, perché se è vero che la fantascienza classica nasce per aggirare la censura di periodi in cui la letteratura ci poneva dei limiti, quindi non potevi parlare di paesi, di popoli e di nazionalità, però potevi parlare di pianeti, di razze e di universi. In questo modo
potevi fare dei chiari riferimenti senza andare a incorrere in sanzioni da parte del regime all'interno del quale vivevi. La fantascienza classica fa questo molto spesso, e la fantascienza di Star Trek però non è esattamente questo. Ora, Star Trek Picard prende un'idea e la rivoluziona completamente. Noi siamo adesso di fronte a una federazione in crisi, una federazione che, almeno a detta del nostro protagonista e attraverso i suoi occhi, non è più fedele ai suoi valori. E a me questa cosa inizialmente mi fa un po' storcere il naso, perché l'idea base di Roddenberry era quella di un'umanità e una federazione coesa nell'andare a scoprire cose nuove. Star Trek dovrebbe averci il Trek, no? Qua il Trek non c'è. Qua è una storia che ci riporta Picard in auge e che ci dà un'ultima visione in un amatissimo personaggio. Forse non dovrei cercare Star Trek da questa serie, forse dovrei cercarla più da Discovery. Discovery adesso ci ha portati in un punto in cui siamo nel futuro futurissimo, e anche lì abbiamo una federazione sfaldata. Per carità, non è ancora uscita quella stagione, abbiamo solo dei trailer, ma nei trailer abbiamo questo. Ora, il discorso che facevo prima inerente a ciò che la fantascienza classica faceva, ovvero criticare il regime e i tempi che corrono, è una cosa che forse lo si può applicare a queste due serie di Star Trek attuale. Non so con quanta cognizione di causa, ma visto, specialmente a Hollywood e all'interno dei circoli creativi, quanto sia odiato Trump e quanto sia odiata la direzione della politica americana in questo momento, ci sta, ed è possibile ed è plausibile, in alcuni casi anche dichiarato, che venga fatta un'aperta critica da parte di alcune serie TV, alcuni film, alcuni circoli che rappresentano, diciamo, la disfatta della società all'interno della storia che stai raccontando. E in un modo o nell'altro, sia Discovery che Picard rappresentano questa cosa. Io lo rispetto, ma trovo che se vuoi fare questo dovresti fare un'altra serie di fantascienza. Non sono d'accordo con il voler necessariamente creare qualcosa che sia una critica inerente alla società in questo. Per carità, Star Trek ha sempre criticato i limiti dell'umanità, ma siamo sempre stati inseriti e contestualizzati all'interno di un futuro che avesse superato i limiti più basilari. E francamente, da ragazzino, quando guardavo Next Generation, capivo questo, percepivo questo e mi dava una sensazione di grande speranza, di grande gioia verso il futuro. La sera guardavo il telegiornale a tavola coi parenti, vedevo le guerre, la povertà, le miserie, la gente scannata per strada e tutti i problemi. E le guardavo però con un filo di speranza, perché ero più giovane e dicevo: sì, nel futuro queste cose non le avremo più. Saremo coesi, saremo uniti, viaggeremo nello spazio, scopriremo nuove cose. Io mi metto nei panni di un ragazzino di adesso che magari, poi ragazzino, voglio dire, 20 anni, uno che ci abbia la metà dei miei anni, e guardi questo e dico: ma quella speranza la trova in questo Star Trek? Lo capisce cosa è Star Trek? Perché magari non riesce a avvicinarsi a Next Generation, vuol dire, ti parla uno che è nato nell'82 e ha difficoltà a avvicinarsi alla serie classica, per quanto ci siano tante belle storie, ci sono anche tanti limiti visivi e realizzativi che a volte mi fanno storcere il naso. Io sono cresciuto con Next Generation e per me Star Trek rimane quello lì. E sia chiaro, non voglio che da questo video esca fuori l'idea che io sono uno che odia sia Discovery che Picard, perché trovo che ci sono tante valide idee. Soprattutto in Picard ho apprezzato il fatto che non ci sia un necessario ricorso alla spettacolarità giusto per il gusto dell'intrattenere visivamente. La seconda puntata in particolare l'ho trovata anche particolarmente lenta. Non c'è niente di male, se volete il piu piu andate a vedere Star Wars, andate a vedere altre robe. Però io ne faccio un discorso di tono e di messaggio. Io sono sicuro che alla fine avremo un happy ending, alla fine avremo una speranza, una nuova speranza, parafrasando un franchise che potrebbe offendere qualcuno in questi termini. Mi rendo anche conto che i tempi sono cambiati, il modo in cui si scrive le serie TV è diverso. Un tempo si scrivevano stagioni da 25 episodi, si scrivevano 25 storie. Ora si scrivono stagioni da 10 episodi e scriviamo
una storia. Ma è davvero così tanto complesso mettere all'opera gente che fa della creatività il proprio lavoro per riuscire a comunicare qualcosa di più profondo, di più intenso, ma anche di più nuovo e più quantitativamente presente? Questa è la mia domanda per voi, ragazzi. Io non sono uno che ha odiato né l'una né l'altra cosa, ma vorrei che se mai un giorno ho un figlio e gli dico cos'è che mi ha dato speranza nel futuro, che mi ha raccontato delle belle storie, che mi ha fatto credere che ci fosse davvero la possibilità di credere nella nostra specie, io non lo so se gli farei vedere prima Picard o Discovery. Io penso che tuttora gli farei vedere Next Generation, sia per il grande lavoro di scrittura che c'è dietro e di caratterizzazione dei personaggi, ma anche perché quello è Star Trek. Ho visto alcune critiche in giro per YouTube di gente famosa e in generale, a parte il criticare il discorso della federazione andata a donnine, si criticava il fatto che questo non sembrasse Star Trek. Vedete, all'inizio ho spento i video dicendo no, andate a quel paese, non basta, non dite male di Star Trek, mi sono sentito offeso, però ragionandoci ho capito, ed è per questo che ho cercato di fare questo video, per spiegare da fan che cosa davvero significasse quella sensazione che molti hanno messo là fuori senza magari trovare il modo, il tempo, la calma e le parole giuste per poter esprimere. Penso che si debba dare una possibilità a queste serie, sono assolutamente valide, sono un grande estimatore di Discovery, ho apprezzato in particolare la prima stagione, la seconda un po' meno, vedremo in che direzione vogliono portarla, ma sebbene questo Star Trek sia molto migliore di quello di J.J. Abrams, che ha un solo valore per me, i film di J.J. Abrams hanno avuto il solo esclusivo valore di far ricominciare la gente a parlare di Star Trek, perché poi a mio personale avviso quello davvero non è Star Trek, quello è più più inseguimenti, azione, ma non c'è la brillantezza e il senso di scoperta, almeno io non l'ho sentito all'interno di quei film. Questo è più Star Trek, questo si riavvicina di più, ma io forse vorrei ritrovare un minimo della visione iniziale di Roddenberry all'interno delle prossime incarnazioni di Star Trek, senza i limiti creativi che lui imponeva, perché era molto dritto, cioè dovevano essere, le storie dovevano essere in un certo modo e basta, però ci deve essere il trek, ci deve essere l'avventura, ci deve essere l'esplorazione, ci deve essere la speranza di credere nella nostra specie, nella nostra federazione e nel futuro, perché quando ero piccolo e non capivo la maggior parte delle cose che vedevo, percepivo comunque questo senso di positività che mi arrivava da questa serie, che mi ha avvicinata a essa, e voglio che questo sia uno degli elementi distintivi di Star Trek, anche per lo Star Trek che seguirà. Dal momento che vedo che Star Trek continua, e ne sono infinitamente felice, voglio che continui nel modo giusto e che riesca a tramandare anche gli elementi distintivi che hanno segnato la sua importanza nella mia vita, per quelle che sono anche le generazioni che verranno. Queste ovviamente, ragazzi, sono solo le mie opinioni, vi invito a condividerle se vi va, a condividere questo video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete visto le serie, se volete dirmi male, se volete dirmi bene, vi ringrazierò a prescindere e passate una splendida serata, prendetevi cura di voi perché ve lo meritate. Ciao belli.